Buongiorno Don Francesco e grazie di aver accettato ancora un'altra intervista. Come di consueto, noi affrontiamo tre argomenti per volta, uno di dottrina, uno di storia e uno poi di iniziative legate all'Istituto Mater Bono Consigli. E oggi io vorrei proporle un tema sia di dottrina che di storia, ed è la nascita e l'incarnazione di Gesù Cristo. I due temi sono naturalmente fortemente legati, oltre a essere un tema di dottrina, mi pare che sia anche un fatto storico. In questo caso si tratta di storia sacra, però giustamente dice storia perché per la religione cristiana è essenziale che quello che viene insegnato sia considerato non un mito o una leggenda, ma un vero fatto storico quale è. Quindi evidentemente nel festeggiare il Natale, nell'attendere il Natale, nel ricordarci del Natale di nostro Signore, è bene ricordare questo avvenimento che ha diviso la storia umana addirittura in due. E ancora oggi, malgrado le direttive della Comunità Europea ritirate oppure no, che vogliono addirittura proibire il termine di Natale, bisogna però dire che essi stessi ancora contano gli anni, forse non se ne sono accorti, dall'incarnazione, dalla nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Per quel che riguarda quindi questo fatto storico, che è nello stesso tempo il mistero principale, uno dei misteri principali della fede cristiana, bisogna dire per l'appunto che solo la religione cristiana, solo l'insegnamento di nostro Signore ci mostra questo grande avvenimento di un Dio che si fa uomo. Ecco, ho detto in predica, mi spiace di citarmi, domenica scorsa, di come noi dobbiamo essere animati di una grandissima speranza, di una grande gioia e consolazione, proprio al pensiero dell'incarnazione del Verbo di Dio. Come l'ateo è disperato perché non ha nessuna speranza né nessun scopo nella sua vita, il pagano si considerava in mano a divinità capricciose o a un fato ineluttabile. Anche la religione vera dell'Antico Testamento conosceva sì Dio, ma un Dio ancora grandissimo e maestoso, ma lontano forse dagli uomini, mentre invece con l'avvento di nostro Signore, col Dio incarnato, Dio si è fatto uomo e abitato in mezzo a noi, ecco che abbiamo avuto un Salvatore, che noi abbiamo potuto vedere con i nostri occhi, toccare con le nostre mani, udire con le nostre orecchie, come dice l'Evangelista Giovanni. Ecco, poi bisognerà entrare in altri dettagli e io chiedo un suo aiuto, nel senso ulteriori domande per precisare quello che devo dire. Perché Dio ha voluto che la seconda persona, il Figlio, assumesse la nostra carne? Allora, prima di tutto lei mi parla delle persone della Trinità e evidentemente noi vediamo la rivelazione del mistero trinitario già nella prima pagina del Vangelo di San Luca, quando vi è la bellissima scena dell'annunciazione dell'angelo a Maria. Infatti, quando l'angelo parla alla Santa Vergine e gli dice che concepirà nel suo seno un figlio, quindi è nato da donna, ecco che gli dice che costui sarà chiamato figlio di Dio. E quindi già abbiamo una persona divina, il figlio, è un'altra persona divina, il Padre. Quando poi la Santa Vergine chiede come può accadere tutto ciò, già che lei non conosce uomo, eppur essendo sposata o promessa a San Giuseppe, erano legati da un voto di verginità, altrimenti queste parole di Maria non avrebbero senso, ecco che l'angelo gli spiega il mistero, tutto ciò avverrà per opera dello Spirito Santo. E qui abbiamo la terza persona della Trinità. Ora lei mi chiede giustamente perché il figlio piuttosto che il padre o lo Spirito Santo, perché noi sappiamo che solo la persona del figlio si è incarnata. Ebbene, si può dire prima di tutto per la volontà di Dio, tutto per la sua sapienza prima di tutto e la sua volontà. Ma poi nel vedere una ragione ed un motivo lo vediamo subito.
perché il Dio ha voluto dare all'uomo, con la sua incarnazione, la filiazione divina. Nel senso che fino allora Dio aveva parlato agli uomini mediante dei servi, come dice San Paolo, mentre invece in questi ultimi tempi ci ha parlato per mezzo del figlio. Anche tante parabole di Gesù ci mostrano come prima Dio ha inviato i suoi servitori e alla fine ha mandato il suo stesso figlio. Ora, questi servi chi sono? Siamo noi. L'uomo, in quanto creatura, è al servizio di Dio. E infatti, quando San Paolo vuole descrivere questo grande mistero di un Dio che si fa uomo, dice che lui, essendo di natura divina, non ha avuto vergogna di prendere una natura di servo per indicare la natura umana. Detto questo, ecco però che facendosi uomo, Dio, ex in animis semet ipsum, come svuotato se stesso, pur restando di natura divina, facendosi uomo, egli ci ha elevato alla filiazione divina. Cioè il prologo del Vangelo di San Giovanni ci mostra molto bene che coloro che credono in lui e che hanno quindi la grazia santificante, diventano figli di Dio, non figlio naturale come solo Gesù, che è l'unigenito figlio di Dio per natura e quindi Dio stesso, ma figli per adozione. Ma l'adozione nell'uomo non è solamente qualcosa di giuridico che non ci cambia veramente. Questa adozione divina ci trasforma e ci rende partecipanti della natura divina, dandoci la vita sovrannaturale della grazia. Quindi non si nasce, come dice Giovanni, dalla carne e dal sangue, ma dalla grazia di Dio. Ecco, Dio, il figlio di Dio, si è fatto uomo perché noi potessimo diventare anche noi figli di Dio. Quindi nel grande mistero del Natale noi festeggeremo, d'altronde ci sono tre messe proprio per ricordare questi vari aspetti del mistero. Prima di tutto la nascita eterna della seconda persona della Trinità, che è nato da tutta l'eternità dal Padre. E poi ricorderemo invece la nascita nel tempo, quando a Betlemme, in un giorno e in un anno ben particolare, è nato non più è nato dal seno purissimo della Vergine Maria. Ecco, queste quindi sono le due nascite di Cristo, più quella spirituale che avviene nella nostra anima mediante la grazia. Vorrei precisare anche, perché molto si parla della data esatta del Natale, evidentemente questo è qualcosa di assolutamente secondario, quello che conta è l'incarnazione del Verbo, il fatto che Dio sia fatto uomo abitato in mezzo a noi. Tuttavia, non è esatto dire che il 25 dicembre non ha niente a che vedere con la nascita del Figlio di Dio, in quanto è probabile, seppur non è assolutamente certo, che effettivamente corrisponda alla data storica della nascita di nostro Signore. Infatti il Vangelo ci dà un criterio per poter identificare la data, in quanto quando l'angelo annuncia a Maria che concepirà nel suo seno questo figlio, gli rivela come prova di che tutto è possibile a Dio che la sua parente Elisabetta è incinta ormai di 6 mesi da San Giovanni Battista, di San Giovanni Battista, che sarà il precursore del Signore. Quindi possiamo calcolare in base al concepimento di Giovanni Battista. Ma quando fu concepito Giovanni Battista? Ecco, lì abbiamo un'indicazione precisa, perché è quando il suo padre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali. Ora, il Vangelo ci dice a quale classe di sacerdoti apparteneva Zaccaria. E noi sappiamo che queste classi di sacerdoti si alternavano nel servizio divino in momenti ben precisi. Quello che il Vangelo non ci dice è quando la classe sacerdotale di Zaccaria ha esercitato questo doveva esercitare il servizio divino, i sacrifici nel Tempio.
ma probabilmente sono stati ritrovati degli antichi documenti che ci attestano il momento esatto di questo svolgimento, di questo servizio divino nel Tempio, e se questo corrisponde a verità, effettivamente vediamo che si ricade nella data per la nascita del Bambino Gesù al 25 dicembre. Ripeto, è un dettaglio, però è un dettaglio interessante. Ma Gesù Cristo si sarebbe incarnato solo per riscattare l'umanità o ci sono anche Si altri fa per motivi? dire. In sintesi, si sarebbe incarnato comunque? Cioè comunque ci sarebbe stata l'incarnazione? Allora, che si sia incarnato anche per altri motivi, su questo non c'è nessun dubbio, nessuno lo mette in discussione. Uno, l'abbiamo appena visto, per elevare la natura umana alla dignità dell'adozione divina e della partecipazione alla vita divina. Su questo non c'è nessun dubbio. La questione invece che è discussa da secoli tra i teologi e quindi tra le diverse scuole di teologia è quella che lei ha espresso nella seconda parte della domanda, ovvero sia di chiedersi, il Verbo di Dio si è incarnato principalmente per la redenzione del genere umano e in particolare dal peccato originale, fino al punto che se non fosse avvenuto il peccato, il Verbo non si sarebbe incarnato, oppure no? È la famosa domanda che gli scolastici si pongono, e San Tommaso pure, se Adam non peccasse, se Adamo non avesse peccato, il Verbo si sarebbe comunque incarnato? Ecco, ci sono a questo proposito due grandi scuole di teologia, soprattutto quella tomista, San Tommaso, che preferisce pensare che il Verbo non si sarebbe incarnato e che quindi l'incarnazione è dovuta principalmente alla redenzione del genere umano. E questa scuola sottolinea quindi, per così dire, il sacerdozio di Cristo. E c'è la scuola piuttosto, possiamo dire, francescana, di cui eminente esponente fu Scoto, ma non c'è solo lui tra quelli che sostengono questa opinione, che invece preferisce pensare che il Verbo, doveva incarnarsi come coronamento, perfezionamento della creazione. Quindi si sarebbe incarnato comunque. Secoli di discussione, e questo mette piuttosto in rilievo piuttosto la regalità di Cristo. Secoli di discussione non hanno risolto il problema affascinante, ma hanno però precisato un pochino i termini della discussione. Per cui prima del Concilio, quando ancora ci si appassionava di queste grandi verità, possiamo dire ci fu non un punto d'accordo, però un avvicinamento. Si era giunti ormai a un avvicinamento che ancora non era un consenso su questa questione. Prima di tutto, tutti i teologi sono concordi nel pensare che Dio avrebbe potuto incarnarsi comunque, oppure Dio avrebbe potuto, se avesse voluto, non incarnarsi affatto. Dio è libero nelle sue scelte che riguardano le creature. La necessità in Dio c'è solo all'interno di se stesso, ma non c'è riguardo a ciò che è altro che Dio. Il mondo stesso poteva non essere creato, e se il mondo non era creato non si può parlare neppure di incarnazione, cioè un Dio che assume una natura umana. Quindi Dio avrebbe potuto fare nei confronti della creazione quel che voleva, la creazione è assolutamente libera. E conseguentemente Dio avrebbe potuto creare oppure no, conseguentemente è ovvio incarnarsi oppure no. La questione però su cui i teologi concordano è che bisogna ormai mettere da parte tutto quello che è puramente possibile, cioè che Dio avrebbe potuto fare, incarnarsi certamente, non incarnarsi certamente, come pure creare oppure no. Ma bisogna vedere qual è il piano che Dio ha voluto in realtà. Ed in realtà dobbiamo dire che entrambe le cose le ha volute. L'incarnazione l'ha voluta, giacché si è realizzata.
La redenzione l'ha voluta, giacché si è realizzata. E il permesso del peccato lo ha voluto, giacché lo ha permesso di fatto e l'uomo purtroppo è caduto. Allora il punto di discussione qual è, giacché si concorda su tutti questi fatti ormai, è di sapere che cosa è preminente in un certo senso tra tutto quello che lui ha voluto. Ora anche la scuola tomista ormai in buona parte ammette questa verità, che se Dio permette un male è per un maggior bene. Ora, il male che ha permesso è quello del peccato. Ma quale può essere questo maggior bene per il quale ha permesso il peccato? L'incarnazione. Se le cose stanno così, bisogna dedurne allora che l'incarnazione è prima voluta, perché il fine, lo scopo, è il primo nell'intenzione di chi agisce. Mentre nella realizzazione prima ci sono i vari mezzi, tra i quali per ottenere un'incarnazione redentiva c'è anche il permesso del peccato, ma nell'intenzione c'è innanzitutto il fine. Se le cose stanno così, si deve ammettere che nell'intenzione divina c'è prima di tutto il fine, che è quello dell'incarnazione. Quindi si può pensare che il nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e la sua Santissima Madre, che sono sempre uniti, in uno stesso e medesimo decreto, come disse Pio IX, non sono un accidente, qualche cosa che è avvenuto, potremmo dire, per sbaglio, il che nella sapienza divina non è mai possibile, ma è qualche cosa che è stato voluto prima di tutto, e quindi anche per il perfezionamento della creazione. Resta vero però che Dio ha voluto di fatto, anche se avrebbe potuto far altro, legare e connettere strettamente anche l'incarnazione sua con la redenzione, quindi un'incarnazione redentiva. E ormai anche dei buoni teologi della scuola scotista lo hanno ammesso, penso per esempio a Padre Bonfoy, che ha scritto un bellissimo libro a questo proposito. Sarebbe anche opportuno dire qualcosa in più sul ruolo di Maria e in vista appunto dell'incarnazione del Verbo e quindi della redenzione. E beh, a questo proposito c'è un'altra questione dibattuta per secoli tra i teologi, che ormai è stata però felicemente risolta con la bolla Ineffabilis Deus di Papa Pio IX, cioè quella del concepimento immacolato di Maria. Ora, questa è ormai una dottrina di fede, ovvero sia che la Santa Vergine fu concepita fin dal primo istante del suo concepimento immacolata, il che significa priva della macchia del peccato originale. E questo in vista della sua maternità divina, del fatto che doveva essere madre di Dio. E qui bisogna dire che la scuola francescana ha avuto notevoli meriti perché ha sempre diffuso e difeso strenuamente questa verità del concepimento immacolato di Maria. Ora, nel decreto, nella Costituzione di Pio IX si parla appunto, come ho detto un attimo fa, di un solo e medesimo decreto che unisce Maria e Gesù. E infatti noi vediamo che è rivelato da San Paolo che Gesù Cristo è il nuovo Adamo, mentre l'Adamo storico è caduto e quindi è un Adamo corrotto, anche se redento. Il nuovo Adamo, e quindi il modello perfetto della umanità, è Cristo. Solo che la scrittura ci mostra a fianco di Adamo Eva, la vera donna, potremmo dire. Anche lei, creata nell'innocenza e nella grazia, e purtroppo anche lei, anzi persino prima di Adamo, caduta nel peccato. E come Cristo allora è il nuovo Adamo e l'Adamo perfetto, così allo stesso modo i padri della Chiesa chiamano Maria la nuova Eva, Immacolata quindi, perché se Eva, la peccatrice, è stata però creata nella grazia e nell'innocenza, a fortiori, quanto più la Vergine Maria. E poi unita, come Eva è unita
a Adamo, così unita come la donna. Infatti Gesù la chiama più volte mulier, donna, e non in senso di spregio o di distanziamento, di prendere distanze da lei, quanto piuttosto appunto per indicare questo ruolo unico della Vergine Maria, la donna per eccellenza. Quindi la Vergine Maria, secondo questo modo di vedere le cose, è voluta da Dio, se possiamo mettere in Dio un prima e un dopo, che è un modo di parlare umano, prima di qualunque altra cosa e potremmo dire prima persino del resto della creazione, con Gesù Cristo, proprio come ciò che nella creazione sono ciò che c'è di più perfetto. Gesù in quanto una persona divina, Maria in quanto pur essendo una creatura, madre di Dio. E quindi il ruolo della Vergine Maria anche qui non è marginale o periferico nella fede, ma è al cuore stesso del mistero dell'incarnazione e anche della Trinità. Ed eccoci al secondo argomento, l'argomento storico. Le chiedo di parlare dei Catari. Dei Catari, in che cosa consisteva la loro, chiamiamo religione, ideologia, e cosa ha a che fare con l'agnosi e con l'ognosticismo? C'è un collegamento con quello che abbiamo detto prima, perché una delle caratteristiche dell'eresia catara è proprio quella di negare l'incarnazione. I catari si presentavano come una chiesa cristiana, è un'eresia medievale che si presenta come una chiesa cristiana che raccoglieva il favore del popolo popolare, criticando veri o presunti abusi del clero. Si comincia sempre così, gettare fango sul clero per poi gettare discredito sulla Chiesa, ma in realtà ecco che pur mantenendosi apparentemente cristiani, volevano condurre a un pensiero che è assolutamente anticristiano nella maniera più radicale, proprio perché negatore dell'incarnazione, che come abbiamo visto e al cuore della fede cristiana. I Catari però erano una riemergenza, diciamo che riusciva come un fiume carsico, di antichissime eresie. E naturalmente si discute sull'origine di queste eresie. Allora, senza dubbio il pensiero dei Catari viene dall'antico manicheismo, che prende il nome da Mani, il quale era un dualista, nel senso che considerava che all'origine di ogni cosa vi fosse non un Dio unico, ma due principi: il principio del bene e il principio del male. Ora, il principio del bene, erano tutti e due principi divini, il principio del male, diciamo piuttosto, era l'autore della creazione. Quindi in realtà il vero Dio viene accusato di essere come il demonio, se potremmo dire così. L'autore della creazione, perché questa aberrazione? Perché secondo questo principio la creazione è qualcosa di male. Ed è quel qualche cosa di male perché la materia è qualche cosa di male. E qui ci ricolleghiamo con l'ognosticismo, che si presenta all'inizio del cristianesimo come anche lì eresia cristiana, ne prende le apparenze, ne prende le forme, ma in realtà è un pensiero che non ha nulla di cristiano e che infatti esiste anche al di fuori del cristianesimo. Per l'ognosticismo, il mondo viene da una emanazione da Dio, una specie di evoluzionismo, di una, pardon, è una specie di degradazione. Dio si degrada nella materia e quindi mano a mano che varie coppie di eoni o cose di questo genere scende verso il mondo, ecco che conseguentemente il mondo diventa materiale, quello che è spirituale diventa materiale, ma il materiale è cattivo. C'è poi in noi una scintilla divina che deve essere liberata,
dalla carne, deve essere liberata dalla materia che invece imprigiona quello che è divino e quello che è spirituale. Qual è l'origine di questo pensiero? Probabilmente si discute molto se uno o l'altro, ma probabilmente c'è origini diverse che però si ricollegano al medesimo modo di pensare. Certamente, per esempio, il platonismo, che ha tante qualità da un certo lato, come all'inizio del pensiero greco, quindi anche la filosofia perenne, aveva un errore di fondo nel considerare la materia come qualcosa di cattivo. E questo era dovuto a un fraintendimento, ossia la materia è considerata come qualcosa di potenziale e ciò che è potenziale è considerato come cattivo rispetto invece a ciò che è attuale e invece è qualcosa di positivo. Mentre in realtà anche la potenza fa parte dell'ente e quindi di ciò che è, non è qualcosa di cattivo. Quindi questa idea di fondo che soggiace anche a tanta filosofia greca è certamente un errore che poi si ritrova nel neoplatonismo che insiste molto su questo tema appunto di come Dio si degradi per così dire nella materia. Ma c'è anche una parte eterodossa del pensiero giudaico che insiste su questo punto. Eric Peterson, per esempio, vede in questo pensiero giudaico eterodosso già antico la vera radice dello gnosticismo, per non parlare del pensiero persiano, che proprio lì è chiaramente dualista, anche lì. Certamente la Cabala, che è molto posteriore, probabilmente quindi è medievale, che è nel pensiero ebraico, che riprende quel sistema di eoni, di eccetera, che si trovano nel gnosticismo e nel neoplatonismo, li richiama Sefirot, ma il discorso è lo stesso, anche nella Cabala c'è questa idea, che in fondo è fondamentalmente gnostica, anche, anzi, nel libro di Mosè Idel, che è molto interessante, sul problema del male nel pensiero della Cabala, spiega che nel pensiero della Cabala c'è addirittura un passo che va oltre al dualismo degli antichi, perché nel dualismo degli antichi quindi ci sono due principi, quello buono e quello cattivo. Invece nel pensiero della Cabala c'è un principio solo, che è Dio, ma Dio è cattivo. Anche lì questo, cioè il male è primordiale rispetto al bene. Nel senso che non è come in altri errori, il male deriva dal bene, ma anzi capovolge la prospettiva già aberrante e considera che il bene deriva dal male, ma inizialmente c'è il male. Questo perché, anche lì l'errore viene da questo, Dio è considerato l'ensof, cioè qualcosa di assolutamente indeterminato, che si determina solo poco a poco. L'indeterminato è visto come ciò che è assolutamente potenziale, in quanto la potenza è per appunto indeterminata, e da lì il male. E in questo libro di Mosè Idel si mostra come questo pensiero della Cabala passerà a dei falsi mistici luterani, in realtà esoteristi come Jacob Böhme, e da lì a Hegel. Ci sono delle citazioni molto interessanti proprio all'inizio di questo libro, ho già avuto modo di parlarne. Quindi vediamo come questo pensiero ha delle radici molto profonde, sono un po' alcune delle grandi opzioni del pensiero umano, e questa è naturalmente un'opzione assolutamente negativa. Possiamo anche parlare, per concludere, della grande attualità, purtroppo in senso cattivo, del pensiero cabalista, perché nel suo odio verso la creazione, nell'odio dei catari verso la vita, verso l'incarnazione, verso la materia e quindi ancora di più verso la Vergine, Maria, noi vediamo che questo pensiero si manifestava nell'esaltazione del suicidio, per cui
era praticato l'omicidio-suicidio nel catarismo, una specie di sacramento finale che contemplava questo fatto, nell'aborto, nella contraccezione, odiavano la nascita, sì. L'attività sessuale era considerata cattiva perché era un'attività materiale, ma siccome era quasi inevitabile, l'importante è che fosse sterile, che non desse luogo a nuove nascite, perché la nascita continua a intrappolare lo spirituale e il divino nella materia. E quindi possiamo dire che questo pensiero cataro, manicheo prima, gnostico in fondo, è animatore di molti dei principi fondamentali della nostra società moderna, dove c'è quasi questo desiderio spasmodico di tutto ciò che è distruttore e della morte. Possiamo dire il pensiero del Partito Radicale si riconoscerebbe benissimo in questi antichi eretici catari. E qui a Torino ci fu uno scrittore molto brillante che si chiamava Guido Ceronetti, che lui si proclamava cataro, manicheo, e anche lui, al di là della sua profonda intelligenza, c'è questo disprezzo, questo odio verso la vita e verso la materia, senza dubbio. Quindi una ideologia che aveva grosse ripercussioni sociali. Aveva in più grosse ripercussioni, sì, sociali sulla distruzione della famiglia. Sì. Tra l'altro, e questo è un tema di altre eresie medievali, col divieto del giuramento, l'assoluto divieto del giuramento era lo scardinamento tutto dell'ordine sociale medievale che si fondava appunto su questo. Quindi, e poi era anche un movimento rivoluzionario sovversivo, anticattolico, anti-ecclesiastico. Quindi certamente aveva un aspetto religioso, ma un aspetto religioso con conseguenze sociali. E Safarevich, per esempio, mette anche il movimento catalano, se ricordo bene, tra i movimenti socialisti, se possiamo dire così, parlando di un socialismo eterno, che non è solamente quello del XIX e XX secolo. Quindi la Chiesa intervenne perché si definivano cristiani, o anche per altre ragioni? Beh, prima di certamente perché era sovversivo dal punto di vista sociale, era ancora di più radicalmente sovversivo dal punto di vista religioso, e evidentemente c'era anche questo gravissimo pericolo di un inganno verso il popolo cristiano, perché gli faceva credere di essere cristiano, mentre invece era profondamente anticristiano. Quindi l'intervento della Chiesa si manifestò a livelli diversi e complementari. Da un lato, come dice San Paolo, è necessario che le eresie esistano non perché sono buone in sé, ma perché provocano degli anticorpi nella Chiesa, una reazione positiva. San Domenico, per esempio, in particolare, che lottò contro il fenomeno dei catari, San Francesco nello stesso periodo, dimostrarono invece con questi ordini religiosi mendicanti che praticavano la povertà, la castità, l'obbedienza, una risposta positiva della Chiesa contro le accuse nei confronti dei costumi e della vita del clero e della Chiesa, e anche rimisero in rilievo sia i domenicani sia i francescani l'importanza dell'incarnazione. In quel periodo del Medioevo sboccia, si sviluppa, fiorisce una grandissima devozione per l'umanità di Nostro Signore, per l'incarnazione, per il Natale, per la passione, la devozione alla Santa Vergine. È una reazione al movimento catalano. E poi il movimento catalano si presentava anche un altro aspetto di attualità, come pacifista e vegano, e quindi in questo senso potremmo dire ambientalista, pur avendo quest'odio in realtà della creazione. Però questi pacifisti sapevano benissimo usare del coltello quando gli era utile per sopprimere, per uccidere i loro nemici religiosi e politici. Francesco, possiamo definire esattamente lo gnosticismo?
Che cos'è in realtà? Il gnosticismo è una filosofia, è una religione. Come dice il termine gnosi, la gnosi di per sé è la conoscenza. Loro opponevano, c'era questa idea di una categoria di persone, gli gnostici, che erano praticamente gli eletti, potremmo dire un concetto quasi, anzi senza quasi, esoterico, rispetto invece a coloro che seguivano la pistis, cioè la fede. La loro conoscenza gli avrebbe assicurato la salvezza. L'altra idea tipica della gnosi è quello che abbiamo detto, ovvero sia di questo principio che si, mediante degli eoni, si degrada sempre di più verso il mondo materiale, e quindi possiamo ripetere gli errori visti precedentemente. Stavolta, Don Francesco, più che di iniziative, magari degli istituti di cui parleremo anche, io volevo fare una domanda piuttosto precisa, cioè di questi tempi non propriamente felici, come si può vivere religiosamente e serenamente il Natale? Prima di tutto il nostro mondo, quando ancora parla di Natale, prima che lo proibiscano del tutto, come a Cuba nei vecchi tempi, il nostro mondo festeggia il Natale, ma con amarezza, direi. E questo perché è quasi un dover necessariamente essere felici in un giorno diverso, quando invece è terribilmente simile a tutti gli altri. E questo perché? Perché la maggior parte dei nostri contemporanei, pur battezzati, ha dimenticato che cos'è il Natale. Ha perso la fede in colui di cui noi festeggiamo il Natale. Senza la fede, come abbiamo detto prima, nell'incarnazione, nella divinità di nostro Signore Gesù Cristo, nello stesso tempo della sua umanità, questa buona novella che abbiamo avuto un Salvatore, e che questo Salvatore è Dio stesso che ci ha amato fino al punto a venire in mezzo a noi e diventare come uno di noi, ecco, senza questa bellissima novella il nostro cuore rimane freddo e indifferente. Ci si chiede perché festeggiare questo giorno quando è simile a tutti gli altri, tra l'altro con le angosce, le tristezze, le miserie di questo mondo e di quest'uomo disperato perché non ha più lo scopo della propria vita, non sa perché siamo su questa terra. Colui invece che ha la fede evidentemente vive il Natale in una prospettiva del tutto diversa e quindi capisce l'amore profondo del bambino Gesù verso di noi. Pensiamo alla bellissima canzone di Sant'Alfonso, Tu scendi dalle stelle, che esprime così bene i sentimenti che bisogna avere di fronte alla mangiatoia di Betlemme. Ora però molti dicono: io sono credente, ma non sono praticante. E questo è un'altra mancanza ed è una incoerenza. Allora, per poter vivere fino in fondo il Natale felicemente e serenamente, direi che bisogna fare oggi come hanno fatto i nostri padri per secoli, ovvero sia praticando la nostra fede cattolica. Oggi, 16 dicembre, inizia la novena del Santo Natale. E quindi sia qui a Verona sia a Torino canteremo l'antica Natale, l'antica novena di Natale che fu ideata proprio a Torino e tra l'altro da una contessa di Verona, per puro caso, una coincidenza. Quindi questa novena di Natale che è bellissima, che è dolcissima e che quindi fa sì che tutti i 9 giorni che precedono il Natale danno già questa bellissima atmosfera natalizia. E poi naturalmente le sante messe, la messa di mezzanotte, perché quell'ostia consacrata che nel silenzio della notte si poserà
sull'altare anche quest'anno è il medesimo Gesù che è nato nella grotta di Betlemme dalla Vergine Maria, che è stato stretto tra le sue braccia, che è stato legato dalla sua madre dalle fasce e deposto nella mangiatoia, che è stato scaldato dagli animali di quella stalla. È lui che poi morirà sulla croce, è lui che adesso è glorioso in cielo, e già allora, quando era un bambino appena nato, pensava a noi e pensava a morire per me, come Sant'Alfonso ci fa capire così bene. Allora, se noi viviamo il Natale in questo modo, ecco che il bambino Gesù nascerà di nuovo spiritualmente nel nostro cuore, ed ecco che quel giorno sarà veramente diverso da tutti gli altri e capace di trasformare tutti gli altri giorni, perché allora il Natale continuerà sempre, perché nel cuore del cristiano sempre si sa che Dio si è fatto uomo e continua ad abitare in mezzo a noi. È presente nell'Eucaristia, nei tabernacoli, sui nostri altari, è sempre vicino a me. Domenica scorsa l'invitatorio del mattutino era già questo, e che riprende le parole di San Paolo: Prove est iam dominus, venite adoremus. Il Signore è vicino, non solo perché mancano pochi giorni al Natale, ma perché ci è veramente vicino. Ci è vicino perché è venuto in mezzo a noi, ci è vicino perché si è fatto uomo, ci è vicino perché abita con la sua santa grazia nella nostra anima. Quindi noi non siamo mai separati da Lui se non dal peccato, peccato mortale, che però Egli è venuto a combattere, a cancellare, a distruggere con la sua passione. E quindi viene a portare la speranza e la gioia non solo ai giusti che lo amano, ma persino ai peccatori che hanno bisogno di redenzione e di perdono. Ecco, questa è la grande gioia del Natale, che però non può essere intesa, non può essere capita se non di chi ha la fede. Ritroviamo quindi la fede di quando eravamo bambini, perché di essi è il regno dei cieli, ritroviamo la fede dei nostri cari antenati, di tutti quelli che ci hanno preceduto nella fede, e cerchiamo di trasmetterla alle generazioni future. E che quindi il presepio che viene fatto nelle nostre case sia ancora un ricordo che si imprime in maniera indelebile nel cuore, nella mente, nell'animo di quei bambini che saranno poi gli adulti di domani, le famiglie di domani, che conserveranno il ricordo non di questa fiaba, ma di questa verità. Cioè, Dio mi ha amato, sembra una fiaba, ma in realtà è la verità, mi ha amato fino a questo punto indicibile. E solo Dio, nella sua sapienza, poteva inventare qualcosa di così bello, di così toccante, nello stesso tempo di così divino e così umano. Niente di più divino e niente di più umano del Natale. So che ha preparato qualcosa da mostrarci. Sì, poche cose. Abbiamo fatto anche un libretto che però non ho trovato, appunto, col testo della novena di Natale, con la musica, senza musica, però con le parole, nel libro di preghiere che abbiamo già presentato altre volte. Potete trovare la novena di Natale, quindi farla voi stessi, se non è celebrata come a Torino, per esempio, farla voi stessi nel vostro caso in famiglia. Poi, siccome l'anno ormai finisce, inizia l'anno nuovo, sperando che sia migliore di questo, ecco il calendario che ci farà compagnia durante tutto l'anno, nel quale quest'anno abbiamo voluto soffermarci sull'attività del nostro istituto nelle varie località, non solo d'Italia ma d'Europa, mostrare i luoghi dove celebriamo la Santa Messa, perché è da lì che ogni giorno si diffonde la parola di Dio, l'insegnamento della Chiesa, l'amministrazione dei sacramenti, la celebrazione del sacrificio. E oggi abbiamo festeggiato con due giorni di anticipo, perché il sabato sono tutti in giro, la fondazione del nostro istituto, il 18 dicembre, e quindi vogliamo fare compagnia a chi ci vuole bene con questo calendario. Abbiamo poi una versione ridotta, un calendarietto tascabile con le immagini di San Francesco di Sal, così caro Don Bosco, e
poi di queste zone, un santo della Savoia, di cui festeggiamo il prossimo anno 400 anni dalla sua morte. Il numero di sodalizio, un natalizio che è uscito da pochi giorni, e oltre ai dibattiti, alle polemiche, alle recensioni, voglio segnalare in particolar modo un bel articolo di Don Giugni sulla presenza di Maria ai piedi della croce di Gesù, che mi è stato detto è piaciuto a molti lettori, che me l'hanno già detto. E poi un libro di Don Anthony Cecada, la traduzione è recente, che l'abbiamo fatto adesso, è tutto invalido, assolutamente nullo, ecco. Il sacerdote che l'ha scritto è morto da poco, quindi da un anno solamente, era un nostro caro amico, e quindi lui si occupa del cambiamento nella forma di consacrazione episcopale col nuovo rito. È una questione molto importante, perché dalla validità della consacrazione episcopale dipende poi la validità dell'ordinazione dei sacerdoti, e da questo dipende la validità anche dell'Eucaristia e quindi della presenza di nostro Signore Gesù Cristo in mezzo a noi. Questa questione è stata oggetto di un grande dibattito, e quindi il libretto di Don Cecada esprime, quindi studia questo dibattito, gli argomenti in favore di una o dell'altra soluzione che sono stati dati, e quindi riteniamo che fosse importante che il lettore italiano, oltre che quello di lingua anglosassone, potesse esserne a conoscenza. Come si fa, Don Francesco, ad avere il calendario, il numero di sodalizio? Basta o frequentare i luoghi dove celebriamo la Santa Messa, dove queste cose sono date gratuitamente, tra l'altro, oppure se qualcuno è lontano e deve scrivere o inviare una mail a sodalizio, quindi info@sodalizio.it, e richiedere, quindi mandare il proprio indirizzo e richiedere il calendario o il bollettino che gli sarà inviato per posta, sempre sperando che le poste italiane, quel che ne resta, possano svolgere debitamente il loro compito. E tanti auguri anche ai postini, evidentemente. Beh, la ringrazio ancora Don Francesco e buon Natale ovviamente. Un augurio di un santo Natale a tutti voi. Noi cercheremo, per noi il Natale è uno dei giorni più faticosi dell'anno, perché lo passeremo sulle strade non solo d'Italia ma d'Europa, cercando di raggiungere non tutti purtroppo, ma il maggior numero possibile di fedeli, e tuttavia tutti sappiano che quel giorno non sono soli, perché, come abbiamo già avuto modo di dire, Dio è vicino a noi, Dio non ci lascia mai soli. Gesù e Maria sono vicino a tutti coloro che credono in loro e che li amano.